Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Spero che il video di oggi sarà divertente, soprattutto perché spessissimo sento e ci lamentiamo di come veniamo trattati quando andiamo a fare shopping da Sephora, quando andiamo semplicemente a vedere cosa c'è dentro Sephora. Dobbiamo anche tenere in considerazione che dall'altra parte ci sono delle cose, dei comportamenti di voi che acquistate che le commesse, i commessi anzi, odiano. Ebbene, oggi vi dirò 5 di queste cose. Come faccio a saperle? Perché anche io sono stata commessa di Sephora e so che cosa significa stare dall'altra parte e dover subire le cose che appunto vi dirò in un attimo all'interno di questo video. Partiamo dal punto numero 1, i tester messi ovunque. Quando lavoravo da Sephora trovavo i tester, credetemi, davvero ovunque, cioè la gente provava le cose, non lo so, lasciava una matita in mezzo ai profumi, un profumo alla casa, cioè era difficile controllare i movimenti dei tester e poi alla fine quando si doveva mettere a posto il negozio la sera si ritrovavano questi tester praticamente sparsi ovunque. E la cosa più divertente, se vogliamo dire così, è che neanche le basi proprio, cioè nel senso le matite ci sono di diversi colori su un display, mettiamo l'azzurro sotto l'azzurro, il verde sotto il verde, cioè alcune persone non arrivano a fare neanche quello, mettono l'azzurro sotto il nero sotto il viola, cioè siamo un po' alle basi della vita dell'essere umano. Avete presente tipo i giochi dei bambini, metti la stellina nella forma della stellina, più o meno quella è la cosa. Quando andate da Sephora, se mettete i tester ovunque, ricordatevi che c'è chi sta lavorando e che poi dovrà mettere a posto tutto quanto. Quindi mettete la vostra bella matitina azzurra che provate sotto le matite azzurre. Punto numero 2, parliamo delle persone indecise. Non sto parlando di una persona che deve ragionare se fare un acquisto o meno, o che è indecisa per qualche minuto se comprare una cosa piuttosto che un'altra. Ragazzi, io sto parlando di persone che ti tengono ore intere per scegliere uno smalto fucsia piuttosto che uno smalto rosso. Vi giuro, mi è capitato. Credo una volta di essere stata con una signora che non sapeva se scegliere uno smalto fucsia o uno smalto rosso, forse per 2 ore, qualcosa del genere, che alla fine ho preso una mia collega e gli ho detto: "Senti, fai tu, perché io sto diventando matta". Purtroppo ci sono cose del genere. Persone estremamente indecise, al limite del paranormale, che ti tengono ore e ore intere perché non hanno idea di che cosa scegliere, anche se tu cerchi di guidarle nella scelta, gli dici: "Guarda, questo non lo prendere perché magari aveva un vestito di un certo colore e ci stava bene solo quel colore di smalto", lei lo stesso dovrà pensarci per 2 ore intere per poi prendere e uscire dal negozio senza comprare nulla. Sono lì che ti vengono le manie tipo omicide verso le persone, perché delle volte è veramente molto difficile combattere appunto con queste persone che non hanno idea di che cosa comprare e cercano neanche un sostegno, non lo so, devono solo rompere le scatole a chi sta lavorando per delle ore intere per poi decidere di non comprare nulla, e succede purtroppo molto spesso. Chi lavora nei negozi saprà bene di che cosa sto parlando. Punto numero 3, le persone che non hanno idea di che cosa stanno cercando, ma descrivono quello che cercano in modo totalmente sbagliato, quindi per te è impossibile capire che cosa stanno cercando e pensano anche di avere ragione. Cioè, magari vengono delle persone chiedendo una palette dal sottotono freddo e invece stanno intendendo una palette con un sottotono arancione, oppure vengono delle persone e cercano un fondotinta rosato quando invece vogliono un fondotinta giallo, o non lo so, delle persone che vogliono una matita waterproof e invece ti dicono l'eyeliner, non lo so, me ne sono capitate davvero di tutti i colori e molto spesso è difficile cercare di capire che cosa vuole la persona, perché quella persona è convinta di quello che sta dicendo, e anche se provi a spiegargli che quello che sta dicendo non è la stessa cosa di quello che sta cercando, la persona non cambierà idea, cioè rimarrà convinta che quello che sta cercando è quello che dice lei, e lì poi è molto difficile far congiungere le due cose e spiegargli che realmente quello che cerca è una cosa
diversa completamente da quello che sta cercando di spiegarti. Punto numero 4. Avete presente i cartoncini che si utilizzano per annusare il profumo? Ecco, se voi ci fate caso, a fianco alla scatolina dove ci sono tutti questi cartoncini, c'è anche una specie di ripiano dove voi dovreste porre i cartoncini una volta che sono stati usati. Questa cosa la fanno, non lo so, un 2% delle persone. Il restante 98% mette i cartoncini ovunque. I cartoncini veramente si trovavano nei cassetti infilati in mezzo ai profumi. I cartoncini usati venivano rinfilati nei cartoncini puliti. Oppure, non lo so, si trovavano in casa, te li lasciavano in mezzo ai prodotti di make-up, sulla postazione trucco. Ragazzi, io quei cartoncini li ho trovati davvero dappertutto. Non mi ricordo se si chiamino touche, se non sbaglio. Non vorrei, già, un sacco di tempo che ho abbandonato Sephora come commessa, quindi non mi ricordo bene tutti i termini che venivano usati, però vi posso assicurare che quei cartoncini veramente fanno dei viaggi iperstellari, cioè da lì dentro la scatolina viaggiano in tutto quanto il negozio e anche oltre. Secondo me, alcune persone li lasciano anche in altri negozi. La prossima volta che andate da Sephora o da Limoni o da Gardenia o in qualsiasi altra profumeria, ricordatevi che ci sono degli appositi posti dove lasciare i cartoncini usati, o semplicemente ci sono dei secchi sparsi all'interno del negozio dove potete prendere i cartoncini e buttarli all'interno. Passiamo all'ultimo punto della nostra lista, che è il punto numero 5: le persone che pensano di sapere tutto quante me ne sono capitate. Soprattutto negli ultimi anni in cui ci sono tutti questi tutorial, i canali di make-up, ci sono delle persone che vengono da te diretti. Pensando di sapere davvero tutto quanto, perché magari hanno sentito una cosa in un video ma l'hanno interpretata male, l'hanno capita male, e quindi vengono da te convinti che quella cosa sia quella, convinti che quella tecnica vada fatta in un certo modo, ma poi parlando ti rendi conto che realmente la persona che hai davanti a te non capisce nulla, non ha idea di che cosa stia dicendo. Non lo so, magari vengono e chiedono una terra per il contouring, che sappiamo bene essere una terra fredda, quindi tipo tortora, ma realmente loro vogliono una terra per dare l'effetto abbronzata, quindi calda. Questa è una delle cose più banali che possa capitare, ma ci sono delle persone che si inventano queste tecniche, non so da dove le tirano fuori, non so da dove le sentano, non so chi è che dica queste cose, veramente che tu rimani così, alzi le mani e dici: senti, io non so dove tu abbia sentito questa cosa, ma non si fa. Non perché non ti sta bene, o può essere qualcosa che non è adatto, non lo so, alla tua età, al tuo tipo di pelle, ma proprio perché ci sono delle cose che non vanno fatte. E invece ci sono persone che sono convinte di sapere tutto, e anche se provi a insegnargli qual è la cosa giusta, non stanno a sentirti perché loro sono convintissime di sapere già tutto quello che c'è da sapere. La domanda che gli faresti è: senti, allora perché non fai la truccatrice visto che sai tutto quanto? Io sono truccatrice, so quello che va fatto, tu non lo sei, quindi forse potresti imparare qualcosa da me invece di stare lì e continuare a ribattere quello che dici senza sapere in realtà cosa stai dicendo. Quindi, ragazzi, queste sono alcune delle cose che danno fastidio ai commessi di Sephora, anzi, per cui vi odiano letteralmente i commessi di Sephora, ma ovviamente non possono dirvelo. Spero che se fate una di queste cose la prossima volta che andate in una profumeria, in un negozio, cercherete di non farle. Spero che in ogni caso questo video vi abbia tenuto compagnia, vi abbia fatto ridere. Se così è stato, lasciatemi un bel pollice all'insù o iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!